Allora, sono le 18, la parola a Tania perché questo evento ha inizio. Buonasera a tutti e a tutte. Sono Tania Sagliocco e benvenuti innanzitutto. Oggi dialogheremo con Riccardo Cristiano, autore del libro Vi dichiaro uniti, che è la sua prima opera letteraria. L'evento è stato promosso dalle sedi Agedo Basso Lazio, Agedo Como Lecco, Agedo Napoli e Agedo Reggio Calabria. Interverranno nel corso della discussione Rita De Santis, presidentessa onoraria di Agedo, Marco, editore del libro e marito di Riccardo, parte integrante del racconto, e ci saranno poi delle riflessioni e dei saluti da parte delle presidentesse di Agedo, delle varie sedi di Agedo. Allora, inizierei lasciando la parola a Rita De Santis, che è stata ed è una colonna portante di Agedo e potremmo sicuramente fare tesoro da una sua testimonianza. Buonasera a tutti, sono Rita De Santis, scritta da Agedo Como Lecco e presidente onorario di Agedo. Vi ringrazio, vi saluto tutti e vi ringrazio di avermi invitata alla presentazione del libro di Riccardo. E, il libro di Riccardo l'ho letto, si può dire, per gli eventi che sono successi un anno luce fa. Perché praticamente da quando Riccardo mi ha mandato il suo libro sono successi tanti di quegli eventi incalzanti che quasi non si sono riusciti a dominare. E la pandemia e una serie di situazioni che ci hanno portato a non sentirci spesso, a non vederci spesso, ad abbandonare un po' le nostre battaglie sul campo. Però oggi siamo qui e innanzitutto volevo dire che questo libro è un libro bellissimo, è un libro d'amore, e oggi mi sembra la giornata giusta per presentare un libro d'amore, perché è San Valentino e quindi la giornata giustissima. Un libro d'amore che ha la prefazione di Cappato, lo sapete, non credo che sia necessario dire chi è Cappato, vorrei dire che comunque, se mi posso permettere, nella politica italiana ci sono un po' di sbalzi e di giravolte che alcune volte ci spiazzano un pochino. Io sono stata un'attivista negli anni 70, lontanissimi, con il Partito Radicale, con il quale abbiamo fatto delle conquiste straordinarie, soprattutto sul piano delle donne, il divorzio, anche sul piano degli uomini, perché chiaramente del divorzio ne usufruiscono anche gli uomini. E nel tempo però, morto il suo leader, è morto anche Adele Faccio, il Partito Radicale si è posizionato in una posizione che io non riconosco più. È vero che noi di Agedo, per Costituzione, siamo un'associazione apartitica, però non ci possiamo esimere da essere apolitici, perché chiaramente tutto quello che riguarda i nostri figli, le nostre figlie e le persone LGBT che come ben sapete in Italia subiscono in momenti alterni una specie di rigetto che va alcune volte, soprattutto nelle scuole, a configurarsi con il bullismo omofobico che colpisce tanti ragazzi, e sono proprio di queste ore delle notizie su ragazzi bullizzati, ragazzi picchiati, una ragazza trans trascinata per strada. Quindi il nostro impegno deve essere sociale ma anche politico, assolutamente politico. E fatto questo preambolo che ci tenevo a fare, volevo dire che il libro di Riccardo mi è sembrato leggendolo di entrare in una esposizione di quadri, un'esposizione di quadri che hanno come sottotitolo i capitoli, il nome dei capitoli.
Io sono stata per parecchi anni insegnante in Calabria, vi ho ritrovato le strade, i tramonti, la mentalità della gente. Leggendolo mi è tornato alla mente un periodo che sicuramente è stato molto bello per me, perché la Calabria è una terra ospitale e i calabresi sono delle persone speciali. Le paure, i dubbi, tutto in questo libro c'è la vita di una persona che affronta prima timidamente e poi con l'aiuto del compagno la sua situazione e ne fa, come dicevo prima, un fiore all'occhiello. Vi consiglio di leggerlo perché è intriso di poesia, è intriso di speranza, è intriso di quel desiderio di futuro che tutti noi dovremmo avere, ma che soprattutto i nostri figli omosessuali o transessuali dovrebbero avere: la sicurezza di poter avere un futuro, di poter avere una vita uguale a tutte le altre persone. E mi sembra che sia un libro che ci spinge verso la speranza, anche per esempio nella figura dei familiari di Riccardo, che prima non hanno bisogno di tempo per accettare questa cosa, perché è il tempo che è importante quando le cose non si sanno. Io credo che bisognerebbe leggerlo, tutti dovrebbero leggerlo, perché non è il solito saggio erudito dove si sostengono delle teorie. La teoria di Riccardo è la sua vita, una vita che in un primo tempo non gli è sembrata così giusta e così accogliente, ma che attraverso l'amore di Marco è diventata la sua vita, di cui lui si fregia e di cui nella quale lui può essere uguale a tutti gli altri, perché poi in definitiva, come diceva Lucio Dalla e come dice Cappato nella prefazione, l'impresa eccezionale è essere normali nel l'impresa eccezionale è essere normali, perché questo è veramente il messaggio che deve passare. Noi non dobbiamo essere persone speciali, dobbiamo essere normali. È per questo che mi sono iscritta all'università alla normale di Pisa, per poter, presa la laurea, far cambiare sui libri di testo questa dicitura: il mondo non è eteronormato, e quindi in un mondo che non è eteronormato diventeremo tutti all'improvviso, come con una bacchetta magica, normali. E con questo augurio vi lascio, grazie. Grazie Rita, grazie davvero. Grazie Rita. Grazie veramente, è stata molto bella l'immagine che hai rimandato del libro di Riccardo, e la condivido, la sensazione di camminare in un museo ed essere attraversata da quadri da tutte le parti, perché poi la caratteristica particolare di questo libro è che è la storia di Riccardo, la crescita di Riccardo, ma non è solo questo. Quello che mi ha colpito è un incrociarsi continuo tra vita privata, vita pubblica, e come diceva Lita, non possiamo esimerci in qualche modo dal fatto che tutto questo ha a che fare con la politica, ma una politica che ha a che fare con un senso di educazione, con un senso di civiltà. E non possiamo, leggendo questo libro, che diciamo fare tante riflessioni, e nel dirimersi tra tutte queste questioni private, pubbliche e politiche, io ne approfitterei per lasciare la parola a Marco, che tra tutte queste questioni credo sia veramente una delle più importanti. Grazie mille Tania. Io interverrò brevemente, non soltanto in qualità di marito di Riccardo, ma in qualità anche di editore, no? Di fondatore delle officine editoriali da Cleto, che è questa micro piccolissima casa editrice
che è nata in funzione proprio del libro di Riccardo, no? Quando Riccardo ha scritto il suo testo, allora ad un certo punto, in modo quasi spontaneo, si sono aperti questi due sogni nel cassetto, che stavano nel cassetto, no? E che volevano uscire. Qui da parte di Riccardo era la scrittura del libro, da parte mia invece era proprio la fondazione di una casa editrice. Allora a quel punto abbiamo detto, ci siamo un po' guardati, eppure perché il libro è nato in un modo un po' particolare, no? Siccome naturalmente noi a tanti anni che abbiamo questo rapporto, perché il nostro rapporto che ormai ha superato i 20 anni, no? Quindi ci siamo sposati nel 2017, però conviviamo ormai da 7 anni, il rapporto normalmente fra gli autori e gli editori, quindi il rapporto fra autore ed editore è quello che ne so, l'autore prende questo manoscritto e lo manda alla casa editrice, poi c'è la casa editrice che lo visiona e dice sì, mi interessa, e poi noi non abbiamo avuto la necessità di darci un appuntamento per fare queste cose, no? E quindi poi il libro è nato fra la cucina e il salotto, no? E quindi si è realizzato questo sogno, ho fondato questa piccola casa editrice che poi ha cominciato a muovere anche i primi passi, per cui adesso il catalogo si compone di 6 libri e con piacere magari ne arriverà anche qualche altro da parte di Riccardo e ne arriveranno sicuramente anche altri. Ecco, io volevo ringraziare in particolar modo la Gedo Basso Lazio che ha dato l'input per questa iniziativa di oggi, volevo ringraziare naturalmente tutte le altre Gedo che in questo momento si sono collegate e che stanno seguendo questo nostro evento e che sono anche co-promotori di questo evento, di conseguenza la Gedo di Reggio Calabria, vorrei ringraziare la Gedo Nazionale, vorrei ringraziare appunto Rita De Santis, vorrei ringraziare la Gedo di Milano e di Lecco, che insomma grazie per il vostro aiuto, grazie per l'ospitalità e grazie per l'opportunità di poter fare questo evento e di poter presentare il libro di Riccardo. Adesso in coda a questo evento io poi dopo vi annuncerò anche delle condizioni particolari, perché naturalmente i libri si presentano, servono per naturalmente essere divulgati, le case editrici esistono, però naturalmente i libri per diffondersi ci deve essere qualcuno che li compra. Ecco, il libro ha un prezzo di copertina di 18 euro, ma per tutte le Agedo in questo momento pratichiamo uno sconto particolare, invece di darlo a 18 euro lo diamo a 15 euro e in più noi come casa editrice per favorire la divulgazione del libro di Riccardo le spese di spedizione ce le accolliamo noi. Di conseguenza pagando 15 euro si riceve il libro comodamente a casa vostra senza nessun'altra spesa, quindi può essere naturalmente letto, può essere anche una bella idea regalo, quindi il libro può essere anche donato, però naturalmente adesso diamo voce al nostro autore, a Tania, che intervisterà il nostro autore, Riccardo Cristiano, orgogliosamente mio marito, che vi spiegherà. Quindi se tutta questa esposizione poi vi piacerà, naturalmente per chi lo vorrà ci potrà contattare attraverso Facebook, attraverso il canale di Liberi TV. Alla fine di questa trasmissione vi darò anche il mio numero di telefono, pensate un po', no? Quello proprio della casa editrice, per cui potrete contattare telefonicamente su WhatsApp e chi vorrà portare a casa il libro potrà farlo a queste condizioni particolari. Grazie nuovamente a tutte e ci sentiamo dopo. Grazie. E ricordo a Riccardo che adesso esco dall'evento perché devo lasciare la finestra a spazio per far spazio ad un altro Agedo e poi ritornerò più tardi. Quindi se non mi vedete più è semplicemente per una questione tecnica. A dopo. Grazie Marco, grazie mille. È molto carina l'espressione con cui ha descritto la nascita del libro. Ha detto la nascita del libro è stata alla fine per questioni organizzative tra il salotto e la cucina. E questa è un'espressione che rimanda alla naturalezza con cui vengono fatti tutti i racconti in questo libro, dall'inizio fino alla fine. Quindi possiamo dire in qualche modo che sicuramente Marco è una delle figure di riferimento, ma non è l'unica figura ad avere un peso, un ruolo importante nella tua storia, Riccardo. E dalle prime pagine si notano proprio delle persone che subito in qualche modo attirano l'attenzione. E c'è una, Armandino. Armandino è un uomo del tuo paese, che da giovane, da giovanissimo, in qualche modo osservavi. Tutti gli sguardi, in qualche modo, del paese erano concentrati su Armandino e le parole che gli venivano rivolte non erano sicuramente delle più carine.
E quindi dal libro traspare proprio la sofferenza di un ragazzino che si sta in qualche modo interrogando e si chiede, ma io crescendo dovrò subire questo? No, non voglio. Quindi in qualche modo rigettare l'idea, perché Armandino è una figura che attrae ma che fa paura, perché potrei essere io un domani. Poi, sempre per quanto riguarda le figure di riferimento, però c'è anche una luce. E una luce forte l'ho vista in Carmen. Per Carmen usi delle parole spettacolari che mi hanno colpito. Definisci Carmen come una amazzone guerriera, come una Giovanna d'Arco dei nostri tempi, che non ha paura di esporsi, non ha paura di combattere. E Carmen è stata il primo coming out, sicuramente, e il più importante che si ricorda in qualche modo a vita. E mi piacerebbe sentire te, le tue impressioni, le tue sensazioni, cosa ti hanno lasciato queste e magari altre persone nel corso della tua vita. Bene, allora io prima di iniziare ovviamente saluto tutte le Agedo che sono presenti, gli amici di Agedo, ovviamente ringrazio Rita De Santis per l'intervento bellissimo che ha fatto, per l'impegno che mette da anni in quello che fa, perché Rita è veramente un attivista per i diritti civili da quel dì, come si suol dire. E ringrazio ovviamente tutti i nuovi che si sono aggiunti e che si aggiungeranno, perché la fortuna è, lo dicevamo e lo diciamo sempre, esserci, perché bisogna vigilare continuamente su questi diritti che da un giorno all'altro, non parliamo soltanto dei diritti, diciamo, delle persone LGBTQI asterisco, ma di tutti i diritti in generale, bisogna vigilare. Quindi le associazioni sono necessarie, perché sono qui per questo. E questo è il mio ringraziamento a oggi, insomma, alla presenza qui, perché il libro alla fine è semplicemente un modo di parlare, una richiesta di parola, un modo di raccontare una storia come ce ne sono tante. Tu, Tania, parti proprio dall'inizio, mi dici di Armandino. Armandino era un signore che io vedevo al mare, e purtroppo i condomini, ma anche le persone più grandi di me, lo offendevano, lo discriminavano, lo chiamavano con termini che ovviamente erano offensivi. Io non ho timore di ripeterli, perché la parola frocio viene purtroppo usata a sproposito per offendere, ma soprattutto perché comunque si vuole fare un paragone tra l'eterosessualità e quello che non è eterosessualità. Comunque Rita l'ha detto bene, diciamo, come cantava Lucio Dalla, la cosa normale dovrebbe essere, non dico nemmeno l'uguaglianza, ma la normalità di vivere tranquillamente la propria vita. Un bambino che sente queste cose, un bambino che sente queste cose ha paura e dice: io non voglio essere come lui, non voglio essere discriminato come lui. Adesso guarda, pensando ad Armandino e pensando un po' quello che ha detto Rocco Casalino in questi giorni, io non voglio fare polemica, però lo voglio ricordare, voglio dire che se un bambino sentisse oggi magari parlare un Rocco Casalino, rimarrebbe a bocca aperta, ma perché siamo fortunatamente in un'epoca in cui essere se stessi è facile, molto più facile, perché si hanno i supporti della famiglia, si hanno i supporti degli amici, si hanno i supporti delle associazioni, e poi anche i media sono andati avanti. Quindi fare delle dichiarazioni così sciocche da parte di un personaggio pubblico, io gli auguro una pillolina di intelligenza in più, anche se qualcuno mi ha consigliato una supposta di intelligenza, ma questa sarebbe, diciamo, qualcosa che forse non me lo tengo per me, non lo dico, lo voglio dire. Bisogna scherzarci, perché io ho imparato anche che nella vita bisogna sdrammatizzare, perché se noi prendiamo le cose troppo seriamente non andiamo da nessuna parte, bisogna prendersi in giro. Ma fino a quando lo facciamo noi va bene, fino a quando lo facciamo tra di noi va benissimo, quando lo fanno gli altri non dobbiamo permetterlo, perché ognuno di noi ha una sua personalità. Non dobbiamo permettere a nessuno di svendere la propria dignità, perché ognuno di noi ha una dignità e merita di realizzare la propria dignità come vuole. Infatti nel libro scrivo: ognuno ha diritto di vivere come può, come canta Caterina Caselli, ed è giusto che ognuno ha diritto di vivere come può, e ognuno ha diritto a non essere discriminato. Se avessi avuto degli strumenti all'epoca, quando ero bambino, probabilmente non mi sarei sentito spaventato da una persona come Armandino, che era semplicemente una persona che viveva la sua vita in maniera
molto ma molto libera, fregandosene, infischiandosene apparentemente di quello che dicevano gli altri. È ovvio che secondo me gli faceva male lo stigma dell'essere considerato appunto la checca, il frocio, perché non è bello, cioè io vorrei che le persone si mettessero nei panni di qualcuno che magari lo è, sente questi discorsi e si sente ancora di più venire meno, insomma, a appartenere alla società. Dall'altra parte invece c'è Carmen. Carmen per me ha rappresentato l'esatto opposto, perché se in una parte tu perdi la speranza di dire vabbè, ok, il mondo è così, allora cosa faccio? La faccio finita oppure mi adeguo. Ma siccome io non mi adeguo mai, perché penso che a tutto ci sia una spiegazione, o comunque se sono qua una ragione c'è, io parlo anche a livello naturalistico e parlo a livello un po' cosmico, diciamo così, allora penso che gli incontri sono importanti. Ne ho fatti tanti nella mia vita e ancora ne faccio, fortunatamente. Uno di questi fu Carmen. Carmen fu un incontro veramente che mi cambiò la vita, perché Carmen era... ed è un insegnante. Gli insegnanti sono, insieme alla famiglia, le colonne fondamentali in cui si forma un ragazzo, in cui si forma la cultura, in cui si forma l'identità. Io sento veramente di una persona per il microfono, probabilmente, quindi ok, adesso non lo sento più, perfetto. E quindi è importante che ci siano degli insegnanti dall'altra parte. Carmen per me è stata e ancora è un ricordo bellissimo, perché ricordo proprio questo. Io mi sono sfogato con lei, ho pianto con lei, e lei la parola che mi disse, insomma, quella che mi cambiò la vita fu: ma tu non hai nulla di sbagliato, tu sei meraviglioso così, tu devi trovare la tua felicità, ma non sei sbagliato. E perché ognuno di noi si sente sbagliato, questo è il discorso, almeno all'inizio ti senti fuori luogo, ti senti fuori posto, ti senti un alieno, ti senti di non appartenere a questo mondo, perché l'eterosessualità è data per scontata dai genitori, da tutto. Giustamente diceva Rita, io lo scrivo anche nel libro, ognuno ha bisogno di tempo, anche i genitori hanno bisogno di tempo, e anche noi dobbiamo dare il tempo ai nostri genitori. All'inizio però non è facile, quindi se prima non c'erano i supporti, ripeto, le associazioni, anche le serie TV, piuttosto che le canzoni e i cantanti, che si espongono molto di più e danno degli esempi positivi di, come dire, non dico la parola normalità, però io dico semplicemente che non c'è differenza tra l'amore tra una persona eterosessuale e una persona omosessuale. Io dico: questo è amore. Stamattina nel videino sciocco che ho girato, però io voglio dire una cosa vera: l'amore, il sentimento dell'amore, l'affettività, non chiamiamola per esempio omosessualità, chiamiamola affettività, omoaffettività, è un qualcosa di universale. Cioè non è perché io sono gay o sono etero, amo in maniera diversa. Quello che batte nel cuore, le farfalle nello stomaco, il fatto di sentirsi attratto da una persona è uguale per tutti, ed è questo il messaggio che secondo me ne dobbiamo mandare, che non c'è nulla di sbagliato nell'amare, perché amare è la cosa più bella, ed è quello che Carmen mi iniziò a dire all'inizio, e che quindi io piano piano ho iniziato a capire da solo, poi con altri amici, fino ad arrivare, diciamo, alla consapevolezza che la cosa più sbagliata che si può fare è quella di rinnegare se stessi. Invece no, bisogna volersi bene, bisogna cercare persone come noi, o comunque persone che ci diano una mano a essere migliori di quello che siamo, e semplicemente vivere la vita con serenità e tranquillità alla luce del sole. Sì, assolutamente, questa cosa traspare perfettamente dal libro. Anzi, in realtà le ultime parole che hai detto, riferendoti un po' alle persone che fanno parte della nostra vita, mi richiamano a una parte della dedica che mi ha colpito dall'inizio, quando dici: alla mia famiglia, non solo quella di sangue, ma coloro i quali mi hanno fatto sentire a casa. Perché poi famiglia è famiglia in senso lato, famiglia possono essere genitori, parenti, amici, conoscenti, persone che in qualche modo ti fanno sentire appunto a casa. E questa, diciamo, un po' questa descrizione mi richiama all'acronimo stesso di AGEDO, di cui abbiamo diversi rappresentanti, insomma, oggi, perché AGEDO è proprio questo: associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT. E la, diciamo, la mission è un po' questo: in qualche modo aiutare anche i genitori
che non per colpa loro, perché non è colpa di nessuno, ma è colpa, se vogliamo, di una società che, come dicevi tu, ci ha insegnato che l'unica via possibile è l'eterosessualità. Quindi magari sì. Nella testa del genitore non c'è proprio l'idea che alla nascita il figlio a un certo punto possa dirgli voglio stare con un uomo, voglio stare con una donna, non c'è, perché abbiamo una società eterosessista, patriarcale, e purtroppo che deve andare in un modo, in delle caselle ben precise. E tu questo lo racconti perfettamente anche quando parli del coming out con tuo padre, a un certo punto nel libro. All'inizio senti, racconti che in qualche modo qualcosa si è raffreddato nel momento del coming out, poi però forse un po' complice il tempo, complice anche l'età, aggiungi che forse tuo padre non era pronto, non erano quelli i suoi tempi, e che poi vedendo la tua relazione con Marco, che è diventata comunque una relazione stabile, con la vostra naturalezza gli avete fatto capire che in realtà non c'era assolutamente niente di sbagliato. Però questo è un messaggio anche positivo che tu lanci, in qualche modo per i ragazzi che giustamente, magari sentendosi rifiutati dalle famiglie, finiscono per inveire, passatemi il termine, contro di loro. Però tu in qualche modo apri anche qui una doppia lettura del messaggio. Dice forse è come non siamo stati pronti noi per tanto tempo a dirlo, può essere che un genitore non è pronto perché nella sua mente questo non è pensabile. E mi chiedevo cosa ci aiuta a far diventare questo pensabile. Sicuramente i modelli positivi di cui tu parli, di cui hai accennato poco fa, vedere una serie TV, vedere protagonisti anche di reality, di qualsiasi cosa, ma vedere rende esistente. Se lo vedo in televisione, se lo leggo nei libri, se lo vedo per strada, c'è. Quindi questo forse può aiutare un genitore a sentirsi meno solo, a essere più preparato verso quello che è, nella normalità più assoluta. Perché prima parlavamo di essere tutti uguali, io penso che più che essere tutti uguali bisognerebbe rispettarci per come siamo, diversi, perché volendoci rendere tutti uguali la trovo un po' una forzatura. Invece noi siamo diversi, ma non siamo diversi omosessuali, eterosessuali, bisessuali, siamo diversi perché io sono Tania, sono diversa da te Riccardo. Quindi forse, diciamo, questo è il messaggio che un po' mi è arrivato anche quando parlavi della colonna portante della famiglia. È molto bello e mi faceva piacere magari sentire anche una tua riflessione in merito alla famiglia, all'importanza della famiglia. Come no? Allora, guarda, io parto dalla fine. Infatti, lo diciamo sempre con Marco, a noi non piace la parola diversità, ma a noi piace la parola varietà, la varietà umana. Marco lo dice sempre. E poi una cosa che veramente ci accomuna è proprio, io penso spesso alla natura. La natura è varia, proprio la natura in quanto proprio dico madre natura, la natura, gli alberi, le piante, eccetera, eccetera. Ne parlavamo prima fuori onda con Rita per quanto riguarda gli animali che invece possono cambiare un sesso, come alcuni pesci. Ed è la stessa cosa, cioè la natura in sé è perfetta. Cioè, mio padre era, io ho avuto un'educazione cattolica, quindi mio padre era cattolico, quindi ovviamente chi ha un'educazione cattolica in un certo modo ha una visione della vita e anche della famiglia. Io invece ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono molto più naturalista, perché dico ok, voi ci dite che siamo contro natura, è il contrario, e la natura ci ha previsto, quindi noi siamo con la natura, e anzi dovremmo prendere spunto dalla natura, perché la natura prevede tutto, la natura è perfetta, è l'essere umano che invece si arroga il diritto di dire che cosa è giusto, che cosa non è giusto, che cosa è naturale, che cosa non è naturale. E quindi questo è già un punto. La famiglia è un costrutto fatto dalla società. Se noi andiamo a vedere nella natura, ci sono tanti tipi di famiglie, di tutti i tipi. Quindi prendiamo un attimo esempio dalla natura e poi forse ne riparliamo per dire che cos'è famiglia. Per me famiglia è, come dice Famiglia Arcobaleno, l'associazione Famiglia Arcobaleno, è dove c'è amore. Dove c'è amore è famiglia.
non mi interessa dove sia l'amore, se è tra una donna single che si prende cura di una bambina, di due anziani, piuttosto che due uomini, due donne, non mi interessa un uomo e una donna, cioè la famiglia è quel luogo che come dire, è amore, quella è famiglia. E io ho trovato la famiglia ovviamente negli amici, ecco perché si parla di famiglia non di sangue, negli incontri casuali. Vi ricordate il film Tutto su mia madre, che richiama un film del un tram che si chiama Desiderio, dice: confido nella bontà degli sconosciuti. È vera questa frase ed è vera nella vita. Alle volte io ho trovato molta, ma molta più vicinanza, comprensione e amicizia dagli sconosciuti, perché gli sconosciuti non ti conoscono, ti vedono e si crea quel rapporto alle volte empatico. Quindi la mia famiglia è il mondo, cioè tutte le persone che ho incontrato lungo questo cammino e che ancora incontro fortunatamente e che incontrerò. Poi c'è la famiglia di sangue, ovvio, i miei genitori. Mio papà purtroppo è venuto a mancare un anno fa, però posso dirti questo, Tania, lo posso dire a tutti. Mio papà all'inizio non aveva accettato il fatto che io fossi gay e che avessi un compagno. Il tempo invece forse si è informato, comunque sicuramente ha visto che io e Marco stavamo insieme e ci amiamo e ci amavamo, quindi lui ha visto non tanto l'esempio positivo esterno che poteva essere l'amico che gli diceva ma che c'è di male, piuttosto ha visto noi, che adesso abbiamo fatto 21 anni di vita insieme, e ci ha visti con i suoi occhi, quindi l'unica cosa è avere pazienza per tutte le cose, ma perché il tempo veramente è galantuomo, perché il tempo è buono per dare delle risposte alle persone, il tempo è buono per noi perché impariamo anche noi alle volte abbiamo fretta, che gli altri capiscano subito, e i genitori soprattutto, perché come i genitori hanno delle aspettative su di noi figli abbiamo delle aspettative sui genitori, quindi è normale che alle volte ci si senta delusi, però non è così. Se noi diamo fiducia ai genitori, agli amici, piuttosto che a noi stessi, perché se non diamo fiducia a noi stessi manca tutto, allora è possibile che i genitori comprendano. Poi certo ci sono anche genitori che non comprenderanno mai qualcosa, ma questo vale non soltanto per le coppie gay, può valere anche per una persona di nazionalità diversa. Pensiamo per esempio alle coppie di colore molti anni fa, che c'erano le coppie afroamericane che non hanno accettato e i genitori non volevano magari una figlia nera, un figlio bianco, insomma, io dico questo, che alla fine dobbiamo cercare la nostra serenità, non dico felicità, serenità, se i nostri genitori lo capiranno sarà un bene, e io sono contento perché noi dobbiamo dargli il tempo, se non lo capiranno dobbiamo farci un'idea che comunque c'è l'altra famiglia, quella formata dalle persone che incontriamo, perché la nostra vita, se siamo al mondo, non è per soffrire o per essere infelici, come qualcuno ci vuole far capire che dobbiamo farci di penitenza, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di comprenderci prima di tutto noi, di comprendere l'altro, e poi se è possibile anche trovare l'anima gemella, visto che siamo a San Valentino. Ma non è, capito, ci dobbiamo anche bastare alle volte, perché se uno non si basta non può essere felice in coppia. Io ho avuto la fortuna di trovare Marco e me lo porto dietro da tanto tempo e lui si porta dietro me e, come dire, ci amiamo ed è un qualcosa di unico, non è facile da trovare nemmeno ormai nelle coppie eterosessuali, quindi io penso che l'amore sia allo stesso tempo una fortuna, un privilegio, è qualcosa di speciale. Grazie Riccardo, condivido assolutamente le tue parole, sia per quanto riguarda l'amore, sia quando parlavi degli amici, e mi viene in mente una citazione, credo, di un telefilm che dice che gli amici sono la famiglia che ti scegli. Sì. E quindi scegliamo di chi circondarci. E mi colpiva sia adesso quando sei intervenuto, sia ne parli spesso nel libro, a proposito anche delle colonne portanti. Tra le colonne portanti metterei in qualche modo anche l'educazione, e in particolare l'educazione magari cristiano barra cattolica, che un po' a prescindere poi da quello che sia il credo religioso di ognuno di noi, ma è un'educazione, potremmo dire, quasi culturale, perché la nostra cultura in qualche modo è intrisa di tutti questi valori, di tutte queste norme e credenze. Infatti parlavi di c'è qualcuno che ci vuole far credere che dobbiamo quasi fare penitenza, perché diciamo che
ma anche no. ma anche no. E nel libro c'è un capitolo dedicato alla Chiesa, anche se poi elementi che richiamano a questo sono un po' in tutto il libro. E si parla molto del Vecchio Testamento e del, diciamo, di quello che viene preso un po' come frase a modello per andare contro le persone LGBT. E si prende la frase giacere con un altro uomo è abominio. Sì. Forse però a volte si dimentica che nello stesso Levitico ci sono altre frasi come una donna che insegna gli vanno tagliati mani e piedi, mangiare crostacei, radersi la barba, tutto questo è abominio e viene preso solo quello che in qualche modo fa comodo. Sì. Da persone che si arrogano il diritto di scendere nelle piazze, di manifestare contro qualcuno piuttosto che per qualcosa. Ed è una cosa triste, e soprattutto per chi lo fa in qualche modo in nome di Dio, di una religione, di una comunione più profonda. Io mi chiedevo se il secondo comandamento è ama il prossimo tuo come te stesso. Una chiesa che dovrebbe, secondo insegnamenti che loro stessi hanno trascritto, accogliere e includere, perché deve in qualche modo mettere in atto questi meccanismi di espulsione in qualche modo? Ed è un peccato poi, perché magari sentire degli insegnanti o sentire la famiglia o sentire degli amici magari cattolici o sentir ripetere continuamente queste frasi può far sentire un ragazzo estremamente in colpa, estremamente sbagliato. E ci sono persone che di questo possono in qualche modo possono fare un passo avanti e riescono a superare, ma ci sono tanti casi, ahimè, tristemente documentati, dove le soluzioni sono anche state un po' infelici, il finale. Quindi mi chiedevo poi un po' questo rapporto in qualche modo con la Chiesa in senso lato, non solo con la Chiesa intesa come religione, ma con la Chiesa proprio come istituzione nella politica anche, nelle pratiche dell'educazione, come quanto ha potuto influenzare tutto un po' il tuo percorso fino ad oggi. Sì, ti rispondo subito. Ti voglio semplicemente dire, Tania, che sono arrivati dei messaggi e delle domande che poi dopo andremo magari a leggere alla fine, anche se sono attinenti al discorso che stiamo facendo. Quindi chiedo pazienza a chi ha posto queste domande, perché risposta appena esauriti, diciamo, gli argomenti. Assolutamente sì. Io penso che per quella che è la mia esperienza, purtroppo la Chiesa intesa come, diciamo, entità religiosa, molte volte è paradossale, perché se da una parte ti dice che sei sbagliato per una determinata ragione, dall'altra invece non si accolla, diciamo, il diritto e l'onere di dire che ci sono tante altre cose sbagliate. Io scherzosamente nel libro ho inserito anche una lettera della dottoressa Schlesinger, che gira da tanto tempo su internet, molto simpatica, che dice che se è abominio l'essere, il giacere con il maschio, allora lo è tanto mangiare crostacei, toccare una donna, per esempio, che ne so, che ha avuto le mestruazioni, avere degli schiavi. E quindi simpaticamente dice: ma allora che tipo di nazionalità devono avere questi schiavi? Oppure non lo so, se è un lapidare o il vicino, insomma, è un controsenso. Tutte le cose vanno decontestualizzate, e quello che non viene fatto è proprio la decontestualizzazione. Il messaggio di Cristo, almeno da quello che io ho studiato nel Vangelo, è l'accoglienza. Anche per quanto riguarda la comunione, a me piace dirlo sempre, quando ci fu l'ultima cena, disse prendete e mangiatene tutti, non disse tu sì, tu no, tu sì, tu no, perché poi è nella nostra consapevolezza di eventuali peccatori pentirsi o meno, perché lo disse pure un prete mio amico, dice va bene, io ti posso pure dare l'assoluzione per qualunque cosa, però se tu non ti penti dentro di te, ma considerare peccato qualcosa che peccato non è, perché nessuno considererebbe peccato l'amore.
l'amore in sé non può essere un peccato. Ecco perché io credo che tutte le religioni, soprattutto le religioni magari monoteiste come l'Islam, che sono molto maschiliste anche nella considerazione della donna, perché la considerazione della donna è quello di una schiava in molti contesti, lo era anche nella religione cattolica, dove la donna era vista semplicemente come una schiava. Le suore fondamentalmente sono semplicemente delle considerate di serie B rispetto magari a dei preti, quindi io penso che la religione la tengo fuori ormai dalla mia vita, perché quello che è un credo personale non deve influire sulla vita degli altri. Una cosa sono le leggi alle quali dobbiamo essere giustamente assoggettati e seguirli, che sono le leggi dello Stato, un'altra cosa invece sono diciamo le condizioni oppure le convinzioni che possono avere determinate persone. E non è giusto, per esempio, che a scuola, io questo l'ho visto anche a varie riprese, si faccia religione con dei libri che magari anche a un bambino fanno pensare che esista solo ed esclusivamente una verità. Perché di verità non si parla, quella è come una favoletta che viene raccontata e poi alla fine però non si parla di verità. Io la butto là per quanto riguarda la religione. E poi, se noi vogliamo parlare, ripeto, sempre di comunità, allora è giusto, perché le aperture ci sono state anche di recente da parte dei valdesi, si è sempre saputo, della comunità ebraica anche, ci sono molte aperture, perché la Chiesa fondamentalmente si è sempre considerata appunto un popolo in cammino. Ci sono sicuramente delle aperture da parte della Chiesa cattolica, come ce ne saranno in futuro. Però non dobbiamo sperarci, cioè nel senso non dobbiamo pensare che la nostra vita deve dipendere da quello che può dire un papa o da quello che può dire un prete, cioè dobbiamo semplicemente prenderne atto che queste sono delle considerazioni personali, perché disse una persona, per citare adesso cito una persona di chiesa, o meglio una persona di un certo movimento di chiesa, che dici tu, Don Giussani di Comunione e Liberazione disse: la Chiesa è fatta di uomini, giustificando il fatto appunto che gli uomini possono sbagliare. Quindi se è vero che la Chiesa è fatta di uomini, io non mi fido degli uomini di Chiesa, mi fido soltanto di alcuni uomini di Chiesa che sono veramente illuminati, tipo, che ne so, un Don Franco Barbero, ok? Oppure di qualcuno che veramente fa apostolato, cioè che va in mezzo alle persone e capisce qual è la realtà di vita delle persone, ma che dal pulpito tu mi dici che io sono sbagliato, che sono abominio, che io sbaglio perché, non so, sono separato, sono divorziata, ho fatto magari l'aborto perché non lo so, cioè magari ho avuto una violenza, magari è. Allora io penso che comunque la Chiesa debba stare nel suo spazio, diciamo, di credo e di fede, e lasciare libere le persone di scegliere come vivere la propria vita, anche perché mi pare che qualcuno ha detto che esiste il libero arbitrio e non sono stato io. Quindi se qualcuno ci ha lasciato il libero arbitrio, lasciateci il libero arbitrio di amare come vogliamo o come possiamo, come siamo in grado di fare. Ti lascio la parola, Tania. Assolutamente, tutti un po' più liberi di fare quello che ci pare, insomma. Direi. Sarebbe una cosa sacrosanta, vorrendo rimanere in termini di chiesa. Comunque, quando hai parlato del pulpito della chiesa, del fatto che però su quel pulpito ci sono sostanzialmente degli uomini, non so perché nella mia testa si è associata all'immagine della cattedra, così come i preti spesso si mettono dal pulpito a recitare, a dare dei diktat in qualche modo, spesso questo succede anche nelle scuole di qualsiasi ordine e grado. Sì. Tu parli molto della scuola, parli molto della scuola nel libro, e in realtà ho sorriso dopo pochi giorni che ho finito di leggere il libro, ha iniziato a girare la notizia del liceo Giulio Cesare, dell'occupazione dei ragazzi, del fatto che avessero chiesto di fare delle lezioni, degli approfondimenti sulla 194 e sull'identità di genere, e che questa cosa, da una persona che si è messa appunto dietro la cattedra, questa cosa è stata rifiutata. E di stamattina il comunicato di Agedo che ammonisce questo comportamento come appunto non corretto, ma innanzitutto anche non consentito per legge, perché è per legge che con i ragazzi bisognerebbe
parlare di questo, bisognerebbe comunque mostrare apertura. E nel libro appunto ne parli tanto, parli della necessità di formare i ragazzi, della necessità di fornire ai ragazzi dei libri, dei testi che parlino di questo, anzi addirittura a un certo punto dici che saresti disposto a regalarli tu stesso gratuitamente alle scuole questi libri, perché i ragazzi magari a scuola possono sentirsi senza un punto di riferimento, un ragazzo che è alle prese con delle domande che girano nella sua testa, perché sono così, cosa mi sta succedendo, ma sarò solo, c'è qualcun altro, potrebbe pensare di andare in una biblioteca e di sfogliare dei libri, ma spesso le scuole sono sprovviste di materiale che parla di questo. E magari un conto è cercare su internet, dove per carità, volendo renderne tutti i meriti a internet, però su internet possiamo trovare qualsiasi cosa. E un conto sarebbe avere a portata facile dei ragazzi libri comunque in qualche modo autorevoli di personaggi, tu citi tanti personaggi nei libri, Delia Vaccarello, Angelo Pezzana, Pier Giorgio Petarlini, per citarne solo alcuni, per dire come sarebbe appunto importante per i ragazzi avere un'opportunità per leggersi, per riconoscersi, per sentirsi parte di un gruppo e di una comunità. Quindi la scuola è importante, come per te è stata importante Carmen, possiamo in qualche modo augurarci che siano tante Carmen che parlino con i ragazzi e che aprono a loro spiragli e mondi variegati, un po' che possono trattare con loro qualsiasi tematica, come l'arcobaleno vario di colori, così la scuola dovrebbe essere un mondo ricco di possibilità, di spunti e di argomenti per i ragazzi. Un attimo solo, credo ci siano dei problemi perché non vedo più Riccardo. Eccomi, ci sono. Ok. Penso tu mi abbia sentito? No, purtroppo no, perché è andata via la linea e quindi dovrai ripetermi la domanda. Mi dispiace. Non c'è problema, mi piace. Stanno boicottando. Io dico che ci stanno boicottando dopo quello che ho detto, potrebbero essere i poteri forti della Chiesa che ci stiano boicottando, non lo so. Quindi dovrai ripetermi la domanda, mi dispiace. No. Noi siamo più forti, Riccardo, quindi non ci fa paura. Parlando della Chiesa, del fatto che tu parlavi appunto dei preti che si mettono in qualche modo sul pulpito a fare la predica, mi richiamava all'immagine della cattedra, di professori che si mettono dietro le cattedre e, come una sorta di trincea nella loro zona comfort, non parlando con ragazzi di tanti argomenti, di tante cose. E dicevo di quanto mi avesse in qualche modo fatto sorridere che dopo pochi giorni, quando ho finito di leggere il tuo libro, è iniziata a circolare la notizia del liceo Giulio Cesare a Roma, dove ai ragazzi non è stato permesso comunque di parlare della legge 194 e dell'identità di genere. E tu nel libro parli tanto della scuola e dell'importanza della formazione per i ragazzi, perché un ragazzo che magari si sente solo, si fa tante domande, si chiede chissà se sono l'unico, chissà se sono solo, può sicuramente andare a cercare su internet, ma su internet è un mare magnum di cose. Sarebbe diverso avere in una libreria, in una biblioteca scolastica, dei testi di tu citi tanti autori, tra tutti mi vengono in mente Delia Vaccarello, Angelo Pezzana, Pier Giorgio Petarlini, e tu stesso ti sei in qualche modo nel libro, è molto carino il fatto che tu ti offra di regalarli alle scuole, perché per i ragazzi avere questi riferimenti a portata di mano sarebbe importante per riconoscersi, per sentire anche un senso di comunità. E mi piaceva approfondire in qualche modo con te questo discorso della scuola vista a 360 gradi, della scuola come educazione, della scuola e degli insegnanti come... come dire, donatori di arcobaleni, di argomenti, non soltanto di poche cose, e che tutti forse dovrebbero avere degli insegnanti come Carmen nella vita. È vero, Tania, allora, è vero che ognuno dovrebbe veramente avere un insegnante come Carmen o come altri che poi abbiamo incontrato nel mio percorso, però è anche vero che nella scuola manca che cosa? Manca una libreria.
di riferimento, una biblioteca di riferimento. Quello che io ho cercato negli anni è stato proprio dei riferimenti positivi, come degli autori che tu hai prima citato, degli Altrello, piuttosto che Angelo Pezzana, ma anche Porpora Marcasciano. Ce ne sono tantissimi che mi verrebbero in mente, di cui ovviamente ho tutti i libri, quelli anche un po' più vecchiotti, penso anche a Massimo Consoli, cioè è stato difficile mai riprocurarsi determinati libri, però ci sono anche delle associazioni LGBT che mettono a disposizione questi libri. Io il mio, per esempio, lo regalo, io dico sempre che qualunque biblioteca di classe mi facesse la richiesta, sarei tranquillamente disposto a spedirgli una, due copie, quanto ne vogliono. Tanto più che ormai c'è anche la versione digitale, quindi si legge sul tablet e non c'è problema. Però è necessario pensare che ognuno di noi, comunità LGBT anche, abbiamo una storia. Pensiamo per esempio ai moti di Stonewall, piuttosto che ai movimenti di liberazione omosessuale negli anni 70, tipo il Fuori, o tipo ovviamente Arcigay, perché comunque la storia di Arcigay è una storia molto importante. Sono delle storie che sono storie di persone che hanno lottato per avere, diciamo, riconosciuto il diritto all'esistenza. Io non parlo il diritto a fare quello che si vuole, perché uno può pensare, ah beh, questi vogliono fare il gay pride e fare la carnevalata. No, il gay pride, per esempio, è una rivendicazione di un momento molto drammatico e tragico, che è quello proprio della rivendicazione dei moti di Stonewall, del Stonewall Inn. E quello per noi non è una rivendicazione sciocca, proprio perché diciamo sempre che i diritti possono essere tolti, possono essere cancellati, come la legge 194, come qualunque legge viene fatta per il momento. Io non sono soddisfatto, ad esempio, della legge sulle unioni civili. Io ringrazio di essermi potuto unire civilmente con il mio Marco, però è anche vero che manca tutta la questione della filiazione, tutta la parte della filiazione. E questo dove nasce? Dalla scuola. Se noi insegniamo ai bambini, ai ragazzi, che non bisogna innanzitutto discriminare il prossimo, sì, e quindi non bullizzare, non parliamo soltanto dell'omosessualità, ma parliamo anche della disabilità, piuttosto che della diversità fisica. Uno può essere una persona più in carne, come può essere magro. Quindi ci vuole una sorta di educazione all'affettività, dove la persona e l'altro vengono visti non come qualcosa che è diverso in maniera negativa, ma è vario, come dicevamo prima, in maniera positiva. Ma se non c'è una storia dietro, quindi non c'è un insegnante che si prende carico e dice io voglio fare l'insegnante, cioè voglio insegnare a vedere in maniera aperta il mondo, perché il mondo è chi mi sta accanto. Quindi il mio prossimo qual è? Quando dicevamo prima della Chiesa, ama il tuo prossimo, non è soltanto il tuo prossimo inteso, una persona prossima è proprio, significa prossimità, cioè vicinanza, se analizziamo la lingua italiana. Quindi il prossimo che è vicino a te è il tuo compagno di banco, i tuoi compagni di banco. Io, per esempio, prima della presentazione del libro, ho ricevuto il messaggio su WhatsApp di una mia compagna di classe siciliana che ha una bambina di 11 anni. E c'è una bambina della sua scuola che a 11 anni ha fatto coming out con i compagni di classe, e dice che era contenta. Io mi sono meravigliato perché ha 11 anni, e abbiamo messaggiato, ci siamo sentiti al telefono. Cioè, ragazzi, ormai pensate che a 11 anni, ma anche prima, la consapevolezza c'è. Cioè, io parlo per me, cioè io mi considero gay, o comunque mi considero attratto dello stesso sesso da quando ho ricordi. E penso che sia così per molte persone. Non dico per tutti, perché non mi arrogo il diritto di dire per tutti, però posso dire questo, che se ha il coraggio una bambina di 11 anni di fare coming out, probabilmente perché è supportata dai genitori, perché è supportata anche dagli amici, perché è supportata anche dai media, perché ormai è più facile trovare su internet video che spiegano che non c'è niente di male, o delle associazioni, dicevamo. Certo, ci vuole il supporto, perché quando tu fai coming out hai bisogno comunque di un supporto da parte degli adulti, perché sei giovane, perché sei ancora piccolo, quindi ci sono sempre dei pericoli. Questo per quanto riguarda il mondo in generale. Però se non c'è una sorta di apertura da parte della scuola, che
dopo la famiglia, è la prima forma in cui viene, a cui viene in contatto, a contatto il bambino o la bambina. Allora si fallisce, perché ti senti ancora di più escluso da una società che invece ti vorrebbe magari chiuso in una stanza a prendere psicofarmaci, oppure a, non so, essere totalmente inesistente, quindi pensare ai bambini o ai ragazzini che fanno, la fanno finita. Quindi la scuola è importante, deve avere dei libri di riferimento che spiegano che l'essere omosessuali, gay, lesbica, transgender non è nulla di male e non è nulla di sbagliato, quindi penso che ovviamente tutto è adeguato all'età, però comunque è giusto che ci siano dei libri che lo spieghino con le giuste parole. E poi soprattutto la cosa principale è che si possa, diciamo, auspicare una sorta di educazione anche all'affettività nelle scuole. Oltre che, come vi dicevo prima, a me piacerebbe un giorno che, non so, non dico i miei figli, però studiassero a scuola personaggi come Rosa Parks, Martin Luther King e anche, perché no, Harvey Milk, Porpora Marcasciano, Massimo Consoli, Marco Pannella, Delia Vaccarello, e magari studieranno anche Rita De Stantis, l'Agedo, è vero, perché comunque sono tutte persone che danno il loro contributo e lo hanno dato, persone normali, non supereroi, persone comuni, che però hanno detto: io voglio fare la mia piccola parte, perché sono spinto dalla voglia di non rimanere fermo nella mia passività, ma voglio assolutamente dire con il mio piccolo, diciamo, contributo: non c'è nulla di male nell'amare una persona del tuo stesso sesso, non c'è nulla di male nell'essere una persona transgender, non c'è nulla di male nell'essere lesbica, ma soprattutto non c'è nulla di male nell'essere felice, perché uno merita di essere felice, perché la felicità esiste, magari è passeggera, ma la serenità è quella a cui dobbiamo mirare. Noi dobbiamo spiegare alle future generazioni che partono dalla scuola che possono essere degli adulti sereni, degli adulti consapevoli, che non devono avere paura della sessualità, dell'affettività, ma soprattutto non devono paura dell'altro, perché l'altro non è un pericolo, l'altro può soltanto arricchirti e darti una visione diversa dalla tua. E io l'ho cambiata molte volte nella mia vita visione, perché nessuno di noi ha l'assoluto, diciamo, della sapienza, come diceva un mio amico, o della conoscenza, capito? Quindi io penso che la scuola debba imparare ad ascoltare di più, diciamo, gli alunni, ma soprattutto che è tutto un percorso di crescita e non si finisce mai. Assolutamente. E a proposito dell'altro, pensavo al fatto che spesso si tralascia che anche noi stessi siamo l'altro di qualcun altro, e invece guardiamo soltanto al nostro giardino. Dovremmo forse imparare a guardare un po' più oltre. Comunque, in questo tuo intervento spesso hai parlato di figli, di ragazzi, e hai fatto accenno alla legge Cirinnà, sì. Come ne parli appunto anche nel libro. E anche qui mettendo in qualche modo in evidenza un doppio aspetto. Da un lato sicuramente è una conquista, nel senso che la prima sorta di proposta è stata fatta nel 1888 da Alma Agata Cappiello, e abbiamo dovuto aspettare fino al 2016 per il DDL Cirinnà. Quindi sicuramente è una conquista durata anni, battaglie, manifestazioni e impegno da parte di tante persone e ostacoli da parte di altrettante, insomma. Però anche nel libro tu sei, in qualche modo, hai un rammarico comprensibilissimo, perché quello a cui, insomma, auspichi è il matrimonio egualitario, perché sì. Se da una parte è vero che con l'unione civile si è sicuramente raggiunto uno step importante, quantomeno si è fatto un primo passo, anche se in ritardo, anche se dopo tanto tempo, però sono da tenere in considerazione un paio di aspetti. Innanzitutto è un istituto giuridico separato dal resto, quindi sì. È come se in qualche modo ancora una volta, da una parte ti riconosco un diritto, quindi ti do un diritto, quando poi dovrebbe essere una cosa naturale, non fatta vivere così come una concessione, però dall'altra parte te lo metto separato da tutto il resto. Quindi già questo è una situazione un po' ambigua, un po' particolare.
e dall'altra parte, che poi è forse la questione della legge che più tra tutte ha rallentato poi l'approvazione, c'è tutta la parte della filiazione, come appunto dicevi tu. Hanno provato a cambiarla in tutti i modi, quasi come se non si rendono conto che in Italia, vogliono o non vogliono, legiferano meno, ci sono circa 100.000 bambini figli di coppie omogenitoriali, che loro lo vogliano meno, come dicevi tu, dove c'è amore c'è famiglia, ci sono tante famiglie che danno amore, che sono composte da tanto amore, ci sono 100.000 bambini, quindi quantomeno magari avrebbero potuto pensare a tutelarli di più, perché spesso si sono anche fatti beffa o non si sono curati di pareri di persone che scientificamente potevano sicuramente saperne più di loro. E a questo proposito mi veniva in mente una citazione che fece nel 2013, quindi comunque 3 anni prima, Antonino Ferro, che era il presidente della Società degli Psicanalisti Italiani, che quando si iniziò ad approfondire la questione dell'omogenitorialità, della competenza o meno, lui fu molto diretto, e in uno straccio di dichiarazione disse: i figli li faccia chi li vuole accudire con amore, ciò che conta è che ogni bambino abbia il suo presepe, la sua festa, che sia accolto e amato come un prodigio. Poi sul sesso biologico di bue d'asinello non ci perderei poi tanto tempo. È vero, no, ma sono d'accordo con il professore, ma sono d'accordo anche con te, Tania. Effettivamente quello che tu dici è vero, cioè noi come comunità auspichiamo dal punto di vista giuridico una parificazione dei diritti, cioè il matrimonio egualitario è quello, deve essere uguale per tutti, non ci devono essere distinzioni o soprattutto istituti di serie B che creino delle disparità. Cioè io sono un cittadino, lavoro in Italia, quindi la mia carta costituzionale non è diversa da quella degli altri, perché io dovrei avere un istituto che mi diversifica a livello di essere umano, di persona, da un altro essere umano? Quindi io credo che innanzitutto bisognerebbe rivedere proprio l'istituto del diritto di famiglia, magari, non lo so, snellendo oppure la questione del divorzio, piuttosto che alcune normative che probabilmente sono superate. Ma di certo bisogna avere un istituto uguale per tutti, chiamiamolo matrimonio egualitario, chiamiamolo unioni civili per tutti, non lo so, però deve essere un istituto che possa anche legiferare sulla questione dei figli, perché i figli esistono, quando i figli esistono non puoi fare finta che non ci siano. Chi fa delle dichiarazioni assurde, come per esempio qualche anno fa diceva che famiglia arcobaleno non esisteva, non esistevano i bambini della famiglia arcobaleno, cioè è gente secondo me ignorante che comunque vuole fomentare un certo tipo di politica. Io sono per l'uguaglianza giuridica, questo lo dirò sempre, e noi ci dobbiamo battere per l'uguaglianza giuridica prima di tutto, perché la legge ce lo consente, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che la politica ci ascolti, e questo non ha colore politico, perché si può essere, anche se sembra strano, gay di orientamento di sinistra, di destra, di centro, cioè i gay sono dovunque, cioè non puoi dire, e chiunque ha diritto ad avere una famiglia, e chiunque ha diritto ad essere tutelato dalla legge. Per cui presumo che quello che si è raggiunto è un primo passo, che ha permesso a me e a Marco, ad esempio, di avere la possibilità di non essere cacciato di casa qualora, non so, un genitore non avesse acconsentito alla nostra unione, ma anche l'assistenza in ospedale piuttosto che la reversibilità della pensione e tante altre normative, come quella per esempio sulle case popolari. Detto questo, dobbiamo lottare e continuare a lottare per mantenere i diritti e non abbassare la guardia, perché continuamente noi vediamo cedere pezzi di battaglie che pensavamo raggiunte e assimilate, quando invece non sono così. E si parte sempre, ripeto, dalla scuola, dal far comprendere ai ragazzi e a tutte le persone che bisogna soprattutto pensare di essere cittadini della terra, del mondo, e non cittadini italiani, piuttosto che poi ognuno ha le sue radici, è giusto che ce l'abbia, ha le tradizioni, è giusto che ce l'abbia, ma siamo appartenenti alla razza umana.
quindi come razza umana siamo un'unica razza, poi abbiamo delle differenze e basta, la finiamo secondo me qua. Tania, io ti volevo semplicemente dire che mi sono arrivate una marea di domande, quesiti dal pubblico che abbiamo diciamo stimolato sotto diciamo l'intervista che mi stai facendo, e dobbiamo dare corso perché altrimenti i tempi stringono. Se siamo entrambi d'accordo, penso che possiamo passare alle domande, magari ne leggiamo qualcuna e rispondiamo alle domande. Ok, ce l'hai tu? Oppure... Sì, guarda, io ne ho qualcuna che gentilmente la regia mi ha passato. Immaginate chi sia la regia, secondo voi? Allora. Molto lontana da te in questo momento la regia. Molto lontana, sì, una stanza più là, ovviamente. Allora, partiamo da Andrea Iaccarini che dice: io a mia madre, quando parlavamo prima di dirlo in casa, io a mia madre non l'ho mai detto, non metto nulla, nemmeno a mio padre. Mia madre non c'è più, nemmeno mio padre, che ha capito però da un pezzo, applica la regola don't ask, don't tell. Non sa nemmeno che sono sposato, parenti vari, ho fatto terra bruciata, non li cerco più, eppure vivo bene. Questa giustamente è una delle possibilità, cioè che le persone facciano finta di non sapere. Però l'importante è, come dicevamo prima, questo, cioè cercare di crearsi la propria famiglia, che può essere non la famiglia di sangue, ma la famiglia che ti meriti di trovare, perché alle volte uno si merita di trovare una famiglia più sana, alle volte, di quella che uno ha, o comunque una famiglia che magari ti comprende di più e ti fa essere più sereno. Per esempio Cinzia Vano dice: sono rimasta colpita quando Riccardo nel libro scopre in sé il gay radar. Voglio chiedergli se nel corso delle sue esperienze sia stato sempre attendibile. Io dico di sì, ed è ancora attendibile, malgrado diciamo i miei prossimi 43 anni, funziona non soltanto relativo al mio sesso, quindi agli uomini, ma anche alle donne. E quindi mi è capitato che funzioni bene. Poi ovviamente vorrei leggere anche delle domande di Agedo Lecco, Agedo Comolecco. Cosa ne pensate sulla nomina della Cantabria ministro della giustizia, che riconosce solo le coppie etero, genitori di coppie? Beh, questo l'abbiamo detto, ovviamente. Cosa possiamo pensare, se non che un ministro che discrimina non è un ministro che rappresenta tutti gli italiani, cioè un ministro dovrebbe rappresentare tutti gli italiani e non solo una categoria. Poi può avere pure delle idee politiche, ecco quello che ci dicevano una volta a noi: fatelo nelle vostre camere da letto a casa vostra. Ecco, libertà di pensiero a casa vostra, però almeno quello che riguarda i diritti di tutti devono essere di tutti, e non si può discriminare, perché secondo me discriminare, ecco, urge legge contro l'omofobia, omotransfobia, urge legge contro l'omotransfobia. Comunque io rispondo velocemente, Tania. Anna Masutti: da quando mia figlia ha fatto coming out, la mia famiglia si è subito allargata, si è riempita di ragazzi, famiglia è un porto sicuro, una casa che ti accoglie, una ricchezza enorme. Grande Anna Masutti, perché è così. Cioè, alla fine, se, come dire, si comprende che puoi avere un genero piuttosto che una compagna per tua figlia, cioè non cambia nulla, cioè non cambia veramente niente, cioè un altro figlio che si aggiunge, un'altra figlia che si aggiunge. La cosa bella è questa, l'amore di una madre. Io ho avuto la fortuna di avere questo da mia mamma e anche poi da mio padre dopo, è questo, accoglienza, genitori, chi nasce genitore, chi non lo so. Comunque, andiamo a Pino Rotta: tutte le religioni monoteiste sono sessuofobe. L'avevamo capito. Se fai caso, nascono tutto nel periodo in cui cambia la civiltà e l'economia umana, cioè nell'atto dell'accumulo, quindi del capitale, il potere diventa prerogativa maschile, nell'atto di forza. Ed è fondamentalmente vero, perché purtroppo sono religioni un po' fallocentriche, direbbe una mia amica psicologa. Tina Bartolomeo dice: ragazzi, sono ancora più soli adesso, più che mai rifugiati nei loro mondi virtuali. E questo sicuramente è così, però da un certo punto di vista posso dire che sono anche un po' più pronti magari a capire, non so, i cambiamenti. Poi non li sanno forse decontestualizzare, lì c'è bisogno dell'adulto, cioè non lasciare da solo un bambino con un cellulare, come è successo a quella ragazzina che ha utilizzato il noto, diciamo la nota app TikTok. Lì ci vogliono sempre i genitori, cioè i genitori devono essere un po' come degli insegnanti, essere presenti, penso io. E poi vorrei leggere anche Agedo Bastiolazzo su scuola e famiglia: possono fare la differenza per il benessere dei giovani LGBTQ? Asterisco,
perché effettivamente è un'affermazione correttissima. Raffaello De Penna dice: personalmente penso che sarebbe ora di fare definizione omosessuale, lesbica, eccetera, siamo nel 2021 e questa definizione dovrebbe sparire. Se un omosessuale è una questione sessuale, non una definizione, è ora di pretendere che siamo tutti esseri umani. Allora, dico che sono d'accordo con Raffaello, perché a me danno fastidio le caselline, per essere identificato come gay, lesbica, trans, eccetera, eccetera. Magari è necessario per quanto riguarda una presa di posizione. Alle volte, se noi pensiamo appunto alla storia, è quello che, ripeto, manca, queste caselline che ci siamo dati, queste letterine che ci siamo dati, hanno rappresentato comunque una rivendicazione di qualcosa che non esisteva. Quindi se, diciamo, ancora ci sono, è perché vogliamo dire alle persone io sono così, ma non lo voglio dire perché oggi mi sveglio la mattina e dico sono gay, no. È anche vero che si vive meglio, e noi lo vediamo per esempio qui dove abitiamo, a Cleto, che non è che io vado la mattina e vado al bar, io sto con Marco, oppure, cioè, non ce n'è bisogno, non ce ne sarà forse bisogno anche in futuro, però al momento magari gli attoni servono a identificare un orientamento piuttosto che un'appartenenza a un genere. Io mi auguro davvero che un domani non ce ne sia più bisogno, perché siamo esseri umani e ognuno deve essere libero di amare chi vuole, senza bisogno di essere considerato etero, gay, transgender o qualcos'altro, cioè siamo effettivamente esseri umani. Ultima cosa, perché poi ce ne sarebbero altre, ma sempre Andrea Iaccarini dice: mia suocera donna meridionale e con un passato desimpatizzante nell'MSI, mi ama come un figlio e dice sempre al mio amico: povero Andrea, come fai a sopportartelo, tenetelo caro. Poi comunque vedi, ci sono queste cose anche belle, perché io penso che dall'altra parte puoi trovare una famiglia anche migliore. Io sono stato fortunato a trovare la famiglia di Marco, lo dico sempre, perché mia suocera, non so se questo l'ho scritto nel libro, comunque mia suocera mi fa mangiare come un maiale e ho messo su più chili adesso che probabilmente nel lockdown, da quando adesso ci possiamo rivedere. Infatti veniamo da là questo pomeriggio e mio suocero, poverino, quando era vivo mi dava sempre da bere il vino suo, quindi noi siamo del sud, abbiamo le nostre tradizioni. Il bello del sud. Sì, sì, sì. D'altro canto c'è uno degli ultimi capitoli, è il mio grasso, grosso matrimonio calabrese, mutuato da un noto film che tutti, diciamo, conosciamo. Ultima domanda, vabbè, queste stanno arrivando domande ogni secondo, vi dico solo questo, poi dopo non so se qualcuno di voi vuole dire qualcosa. Cinzia Cano, il tuo libro serve tanto a una mamma come me che da poco ha vissuto il coming out di un figlio di 13 anni. E io sono contento di questo, Cinzia, perché alla fine io ho solo scritto il libro, però tu mamma o tu padre avete la cosa più importante, cioè avete messo al mondo un figlio, lo amate, gli volete bene ed è vostro. Cioè, qual è la cosa più bella di vedere un figlio felice? Cioè, ma io me lo tengo stretto mio figlio, io me lo difendo mio figlio. Io farei di tutto per mio figlio. Questo è, secondo me, una mamma. La mamma è una leonessa. Un padre dovrebbe essere una tigre che difende, o un lupo che difende il proprio branco. Quindi io penso che tenetevi stretti i vostri figli, che è la cosa più importante. Ma che, cioè, l'avete messi al mondo solo perché amano una persona diversa da quello che voi avete immaginato, sono cambiati? Prima erano vostri figli, lo sono ancora. E io concluderei qui, perché qua vorrei dare ovviamente la parola anche a Roberta, perché di Agedo io la ringrazio, come ringrazio Rita, come ringrazio Carmela, come ringrazio Mirella, come ringrazio Tania e come ringrazio anche Dolores, che non siamo riusciti a vedere collegata, ma la voglio salutare e ci tengo a salutare Dolores. E poi vabbè, vi do delle info tecniche sul libro che il mio editore mi ha detto di dire, se no poi non voglio il primo divorzio, soprattutto dopo tutti questi anni a lottare per i diritti, quindi non voglio fare il divorzio. Io darei anche la parola a Roberta per un saluto, perché ci tengo tanto, dico la verità.
Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io vorrei dividere uno spazio minimo con le mie amiche Carmela, Mirella, Dolores, non è riuscita a collegarsi e quindi parlerà al suo posto per un brevissimo saluto e un ringraziamento Rita, che è socia di Agedo Comolecco. Io ringrazio tutte e tutti, le persone che ci hanno ascoltato, Tania, Rita, Carmela, Mirella, Dolores, Riccardo e Marco, stupendi. Una riflessione, perché veramente merita questo libro dal mio punto di vista. Riccardo è passato da una narrazione, la narrazione del suo vissuto più personale, più intimo. Leggendo la storia diventa impegno politico, impegno culturale, e questa coppia diventa un agente di cambiamento sociale e culturale nella comunità di Cleto. Allora, questo tipo di riflessione serve a tutti e tutti, il valore della visibilità delle nostre vite, nostre, e noi genitori siamo una parte importante di questo cambiamento. Quindi un bacio, ci sarebbe molto da dire ma non c'è tempo, devono parlare le mie amiche, grazie veramente di cuore e alla prossima, al prossimo libro innanzitutto, perché sosterremo con grande piacere il tuo prossimo libro, perché questa è stata la prima opera editoriale del nostro Riccardo, e a future collaborazioni, perché è stato veramente un piacere collaborare con voi. Grazie, Carmela, grazie. Mirella, Rita. Carmela. Ecco, buonasera a tutti, grazie Riccardo, grazie Rita, grazie Tania, Roberta che ci ha trascinato in questa bellissima, bellissimo evento, una giornata che si celebra l'amore e non so quante volte avrei abbracciato Riccardo perché ci ha dato degli spunti di riflessione bellissime, ma soprattutto con il sorriso, ecco, questo è quello che vogliamo trasferire ai nostri figli, avere sempre il sorriso ed essere fieri di essere quello che sono. E noi genitori dobbiamo appoggiarli e affiancarli solo in questo, semplicemente in questo. Grazie mille a tutti e buona serata. Ciao a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Intanto voglio dire che sono felice di aver partecipato come Agedo Reggio e come calabrese, e quindi rivendico le stesse radici di Riccardo. E lui ha avuto molto coraggio, perché leggendo questo libro, che è di una semplicità estrema, perché all'inizio è proprio un diario, diventa veramente una bandiera di lotta e di attivismo, e quindi invito veramente tutte e tutti a leggerlo. E lui ha avuto tanto coraggio in questa nostra terra, che è un pochino più difficile, ma il messaggio che vogliamo trasmettere noi genitori è proprio questo agli altri genitori: non siete soli. Tutti ci sentiamo un po' marziani quando i nostri figli ci comunicano, dichiarano la loro omosessualità. Ma non siamo soli, quindi il nostro messaggio, la nostra mission è proprio questo: far sì che i genitori non si sentano soli e dire ai ragazzi che, così come loro fanno un percorso per arrivare al coming out e quindi hanno bisogno di tanto tempo, poi anche noi genitori abbiamo bisogno di tanto tempo, ma l'obiettivo nostro è quello che della felicità dei nostri figli, e quindi dobbiamo essere orgogliosi e fieri. Vi ringrazio ancora e passo la parola al nostro faro e punto di riferimento, Rita De Santis, grazie. Volevo cogliere l'occasione di essere collegati per dire una cosa importante. Intanto ringrazio Riccardo, ringrazio tutti. Il libro, come ho già detto, è una passeggiata in una galleria di quadri che ci portiamo dietro, perché sono i quadri che accompagnano la vita di uno dei nostri figli, e quindi noi ce l'abbiamo nel cuore questa galleria. Volevo cogliere l'occasione, se mi dedicate 2 minuti di attenzione. Con la nomina della Cantabria al Ministro della Giustizia dobbiamo fare attenzione. Allora, perché è una
a prescindere che io credo che non si possa dire, lei è una persona che viene di estrazione da Comunione e Liberazione, quindi praticamente l'omosessualità la vive come un peccato, la transessualità non vi so dire come. Tanto vero che ho visto su Facebook che è uscito un post di Adinolfi che diceva finalmente c'è la Cantabria, così la finirete di fare queste cose. Allora, poiché non mi posso scrivere anche a legge, è impossibile, no? Se ho scritto scienze naturali, ma a legge lo escludo nella maniera più assoluta, io direi che bisogna concertare con Agedo e le altre associazioni una lettera da mandare alla Cantabria, magari rivolgersi alla rete Lanford, perché è la rete Lanford che la può scrivere in termini giuridici, non una lettera pietista. Una lettera dove si dice che noi vorremmo sapere una cosa di fondo della legge, della giurisprudenza, se tutte le persone sono uguali davanti alla Costituzione e uguali davanti alla legge. Portando questo semplice esempio, i nostri figli omosessuali rispetto ai diritti, non, ai doveri, non hanno nessuno sconto. Io non ho mai sentito che si paga di meno l'ICI oppure le altre tasse perché si è omosessuali. Allora, se rispetto ai diritti gli omosessuali non hanno nessuno, rispetto ai doveri gli omosessuali non hanno nessuno sconto e sono uguali agli altri, perché per i doveri uguali agli altri e per i diritti disuguali? E questo è il quesito che io vorrei fare alla Cantabria, perché più di lei non me lo può dire nessuno. Quando mi dirà, e lo so già cosa mi risponde, che lei non è contro gli omosessuali, contro l'omosessualità e contro le famiglie omosessuali, poi potremo discutere. Però non bisogna abbassare la guardia, perché questo governo, questo rimpasto di governo tra Salvini, che fra poco ci troviamo al Pride con su scritto sono con voi, eccetera, eccetera, mi preoccupa, perché se uno riesce a cambiare bandiera e cartello da un minuto all'altro, da un minuto all'altro, chi credevi amico te lo trovi nemico. Quindi, senza abbassare la guardia, cerchiamo di parlare con la rete Lanford per vedere perché la Cantabria ci attaccherà. E vi ringrazio del vostro invito e vi ringrazio di tutto quello che fate. A presto, baci. Grazie Rita. Grazie Rita. Giustissima osservazione, mai abbassare la guardia sempre dalla parte dei diritti di tutti e per tutti. Adesso vorrei lasciare la parola all'editore o a chi ne fa le veci in questo momento. Io ne A chi falle... ne fa le veci in ha, questo parlato momento? abbastanza. Ha già parlato abbastanza, per favore. Mio marito parla troppo, facciamolo parlare di meno questa volta, e quindi parlo io, a parte gli scherzi. No, comunque. Prego. D'accordissimo con quello che dice Rita, perché effettivamente non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma io penso che proprio, ripeto, queste presentazioni, ma anche queste riunioni che si possono fare, sono importanti per questo, perché ci fanno tenere gli occhi aperti su un problema che ancora esiste, che è quello proprio che la legge, non riconosce alcuni diritti, ma addirittura potremmo perderli questi diritti. Nessuno ci pensa mai, o peggiorarli ancora di più. Quindi vigiliamo. E se è il caso di scrivere una lettera del genere, sarebbe bello avere la firma anche di tante persone di cultura che magari si occupano non soltanto di diritti della comunità LGBT, ma anche di diritti in generale, personaggi famosi. Io, come dire, farei anche questo, perché non è giusto che persone del governo, di qualunque governo esso sia, possano avere delle posizioni discriminanti, perché, ripeto, la legge contro l'omofobia dovrebbe servire anche a questo, a non far discriminare proprio un personaggio politico, un personaggio pubblico. Allora, adesso il mio dovere di marito dell'editore che mi dice che cosa? Innanzitutto mostro il libro, guardatelo, questo è il libro Vi dichiaro uniti,
che ovviamente per i soci di Agedo viene 15 euro comprese spese di spedizione invece di 18. Questo è, diciamo, un piccolo, diciamo, pensiero per Agedo, perché Agedo da sempre si batte per i diritti non soltanto, insomma, dei figli omosessuali, lesbiche o transgender, ma in generale si batte per i diritti di noi tutti. E la famiglia, nel discorso di Carmela, Mirella, Roberta e Rita, è proprio rappresentata. C'è qualcuno che mi viene alle spalle, mi devo preoccupare, è sempre lui. Ciao, ciao, ecco, io vi saluto da qua. Il mio editore. Anche tra le altre cose, il mio editore. Va bene, niente, io vi ringrazio tantissimo per questo invito che mi avete fatto a presentare il libro. Io a voi lo faccio pagare, alle scuole lo regalo, quindi se qualche scuola volesse il mio libro, io glielo spedisco gratis, non una copia, tutte le copie che vogliono le scuole, lo spedisco pure a come si chiama il ministro della poco fa che abbiamo citato? Devi leggere gli ultimi saluti da aspetta, WhatsApp, aspetta. Poi il bacio Cartabia, vabbè, lo regalo alla Cartabia, glielo spedisco anche da Dinolfi che potrebbe servirgli, se non glielo sbattiamo in testa, vabbè, no, questo no, ci vuole il blocco. Devo leggere questi Montini? No, devi leggere queste ultime che ti ho mandato da. Allora, Fabio Nuvaldo Rizzuto, grazie Riccardo per questo splendido evento, un caro abbraccio. Andrea Iaccarini dice, nel leggere vi dichiaro uniti mi sembra di vedere le immagini reali della vostra stupenda storia, stessa cosa ho provato per il mio Nico, bello. Terrestre Acqua, che in arte è Pier Fausta, grazie Riccardo per tutto quello che hai fatto per le battaglie combattute e per essere un vero amico, soprattutto per essere un vero amico, le battaglie le facciamo insieme. Scrive questo? Pier Fausta. Pier Fausta è un'amica di Fabio, che nel libro io parlo tanto. Poi c'è Giovanna. Giovanna, libro stupendo, soprattutto per chi ha dei pregiudizi. Un consiglio che potrei dare a tutti i genitori: insegnate ai vostri figli fin da piccoli la diversità di ogni persona. Il mondo è bello perché è vario, e di andare oltre all'apparenza. Vero, Giovanna? Ileana Cornelio Belloni, ciao ragazze, un saluto a Riccardo Cristiano. Ciao ragazze, mi piace tanto. È bellissimo. Montini Antonella, evento interessante. Un saluto a tutti e un saluto speciale a Roberta. Quindi, Roberta, prenditi il saluto. Poi basta. No, aspetta, Anna Maria che voleva me. Ciao Anna Maria. Anna Maria è mio, cioè è inutile che vuoi a lui. E poi ragazzi, solo per voi ci scambiamo il bacio di San Valentino. Io gli ho regalato una rosa e un orsacchiotto della Perugina, ovviamente, perché lui è un orsacchiotto. Viva l'amore sempre. È mio, non me lo do, mi dispiace, è l'editore, però me lo tengo perché lo voglio avere per tanti altri anni, me lo tengo per me. Bene, molto bene. Va bene ragazze, ragazzi di tutto il mondo, amatevi indipendentemente da tutto e da tutti, fregatevi di quello che dicono i politici e gli altri, l'amore è la cosa più bella, porca miseria, adesso lo dico stupidamente. E grazie, grazie a tutti voi. Grazie, alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie, a presto. Grazie. Ragazzi, a presto. Proviamoci a parte. Assolutamente, assolutamente. Ciao, ciao, virus permettente. Ciao, auguro. Ciao. Ciao, ciao.